Probabilmente alla fine del secondo di questi 3 prossimi anni potremmo anche aspettarci il ritiro di Rossi. Secondo me va un po' messo nel conto. Poi magari non sarà così, a giudicare dal livello attuale di competitività, Non sembra avviato verso il sembrerebbe ritiro. poter continuare, anche se evidentemente ha una grande fame di vittoria, una grande fame di una moto che funzioni bene come lui e Vinales vorrebbero per tornare a giocarselo in maniera molto concreta per decidere magari che si può continuare ancora. Ma al di là di questo, credo che i passi avanti fatti ad esempio dalla Ducati in questi ultimi 2 o 3 anni ci stiano consegnando una Ducati che sarà inevitabilmente buona anche per i prossimi anni, il che per noi è molto importante. Arrivano ulteriori piloti giovani, arriva Mir che è uno spagnolo, dalle altre categorie, se vogliamo prescindere dalla italianità e dedicarci in maniera ecumenica come dovrebbero fare gli sportivi, come dovremmo fare sempre un po' a tutte le nazionalità. Credo che assisteremo alla crescita di Franco Morbidelli e credo che arriverà il momento in cui staccheremo le mele mature dall'albero perché avremo portato dei giovani dalle categorie più leggere, la Moto3 e la Moto2, alla MotoGP. Questo per quello che riguarda la parte sportiva, cioè la sensazione è quella che ci sia davanti un cammino ancora molto bello da percorrere, c'è ancora un prato fiorito da percorrere. Anche per noi, però. Il motomondiale, certamente, ma di conseguenza per noi, perché se funzionano loro, poi noi funzioniamo meglio. Ci sono stati dei periodi nella storia del motociclismo in cui le cose non andavano, o perché i Certo. regolamenti erano strani e le gare erano un po' noiose, o perché la Spagna aveva imparato a crescere il proprio vivaio e noi eravamo rimasti indietro. Chiaro. Le cose sono fortunatamente cambiate e credo che i prossimi anni saranno quelli in cui continueremo a raccogliere i frutti che stanno cominciando a maturare adesso. Questo dal punto di vista sportivo.